Domenico Martinelli, mister del Busto Chaminade, una sera per celebrare questa importantissima vittoria. È stata una stagione fantastica, era giusto insomma condividere questa gioia anche con la comunità di Busto e con i tifosi che vanno seguito in questa stagione. Sì, sicuramente è stata una lunga stagione terminata da poco in effetti, e comunque devo dire grazie a tutto il paese in effetti, perché il tifo è stato una delle componenti essenziali per poter arrivare a questa vittoria. Io l'ho detto anche ai ragazzi l'ultima partita che abbiamo fatto, che siamo stati bravissimi noi, ma senza il nostro pubblico e senza chi col cuore ha dato tutto per questa maglia era impossibile fare quello che abbiamo fatto, per cui non mi resta altro che ringraziarli e dirgli grazie appunto. Assolutamente, ho visto i servizi nella semifinale playoff e nella finale playoff, davvero ho visto tanta gente che vi ha seguito anche lontano da casa, no? Perché comunque Torre Maggiore non è vicinissimo da qua, e davvero è stata una bella cornice di pubblico per un campionato di prima categoria. Sì, è un anno che va avanti così, abbiamo iniziato un po' in sordina, poi piano piano sono arrivate le vittorie, è arrivata continuità, i ragazzi si sono sempre attaccati di più a questa squadra e hanno fatto un gruppo fenomenale composto da molti ragazzi e anche adulti del posto, e ci seguono, abbiamo fatto in diverse trasferte, abbiamo fatto anche più pullman, per cui è stato bello per noi, perché ovunque giocavamo era come sentirsi a casa, e questo ripeto è stato fondamentale, quindi grazie, grazie ancora. Ti conosco da anni, alleni da tanto tempo, a parte insomma essere una persona super professionale, super corretta, davvero la forza che riesci a creare è quella del gruppo, davvero riesci a compattare dovunque vai, è stata una tua costante, penso che puoi essere fiero del fatto che insomma c'è quel giusto mix di ragazzi un po' più meno giovani, diciamo, e quei ragazzi giovani che possono prendere esempio anche da questi ragazzi più grandi. Sì, quest'anno è stato il giusto mix, c'è stato tra giovani e meno giovani. Io devo dire grazie ai ragazzi che sono arrivati da fuori, potrei parlare di senior, non vorrei fare nomi perché altrimenti rischio di scordare qualcuno. Però molti senior, tra cui alcuni di Campobasso, di Boiano, e anche giovani, parlo del bomberino che abbiamo, il nostro pastore, 2005, è stato il bomber della squadra. Per cui loro, insieme ai giovani di Busto, e non a caso nella partita playoff, io ho ringraziato loro e ho ringraziato i giovani di Busto, perché secondo me Busto ha un futuro roseo, perché ha tanta qualità nei ragazzi. E solo farli giocare, dargli la possibilità di giocare, probabilmente avranno il modo di esprimersi e avranno anche tanto tempo per farlo, perché sono giovanissimi. Quindi io ringrazio, ripeto, l'intera comunità di Busto, il parco giocatori. Se mi permetti, alla finale eravamo convocati 26 giocatori su 28 della Rosa, e perché i due lavoravano e ci sono stati tutti. Quindi questo vuol dire attaccamento, questo vuol dire gruppo, questo vuol dire avere voglia di raggiungere un obiettivo, ed è stato fondamentale quest'anno. E poi un plauso lo devo fare alla società tutta, ai dirigenti, perché si sono spesi per noi, non ci hanno fatto mancare nulla. Di sicuro non è mai mancato nell'arco dell'anno un dirigente al campo che stesse con noi, e questa è una cosa importantissima a questi livelli.